L'onnipotenza di Dio è l'essere espresso in potenza, è lo spirito. Ebbene, Dio, quando ciò che è tutto in potenza si può presentare anche nella forma in cui è tutto in atto e diventa in atto come il padre e il figlio a livello di rappresentazione personale data a Dio secondo l'immagine personale dell'uomo, quando così è e noi vediamo che c'è il male nel mondo, ci sembra impossibile che l'abbia voluto Dio. La religione, nel tentativo di salvare Dio da ciò, dice che il peccato è opera dell'uomo. Ma in effetti l'uomo è assolutamente impotente. L'uomo non può compiere nulla perché è un personaggio interamente disegnato dal creatore dell'opera in cui l'uomo è. E come accade per i personaggi dei Promessi Sposi, Rento, Lucia, eccetera, che esistono come ha voluto il Manzoni, così è la nostra vita. I nostri personaggi hanno avuto disegnato tutto il loro apparente essere relativo, tutta la trama dell'esistenza. E in questa trama, però, perché il disegno fosse più accattivante, c'è il bene e c'è il male, ma non sono veramente fatti, perché se fossero veramente fatti si potrebbe accusare Dio di avere fatto il male. Anche nell'ipotesi evolutiva di un farsi, Dio è innocente, perché in verità l'azione primaria è il disfarsi, è il rientro di tutto il disegno nell'unità ideale di Dio in tutta la sua potenza dell'essere in potenza, e grazie a questa visione originaria di tipo diveniristico, però devolutivo, noi vediamo in modo uguale e contrario un mondo evolutivo in cui appare compiuto il male. Ma appare compiuto il male perché l'uomo si dissocia dalla visione di Dio che toglie di mezzo il reale per dare l'ideale. No, no, all'uomo interessa invece il reale più dell'ideale. Usa l'ideale per raggiungere il reale. Usa tutti i suoi valori per conquistare posizioni nella vita. E l'uomo, facendo così, insegue falsi valori. Perché il valore di questa vita non è un valore da acquisire, esso è già descritto ed è immutabile. Il vero valore accade dopo questa vita, perché questa vita serve a ciascuno di noi ad acquisire liberamente, attraverso il libero arbitrio di ciascuno, il suo gusto personale, e dopo finalmente tutti gli uomini entreranno nella comunione divina di tutta la vita. E sarà allora che nella comunione ognuno, in base al suo interesse e in base al suo gusto, avrà da navigare in eterno tra tutte le vite per gioire di tutto il bene presente in tutte le vite. Ecco, Dio nel disegno ha creato anche il male, ma non ha disegnato un disegno che si compie, un disegno che si disfa. Quindi Dio non compie il male. Dio lo toglie di mezzo anche il bene reale, perché anche nel bene reale spesso c'è quel senso di appropriazione che esclude agli altri il bene che è concesso a se stessi. E questo non va bene, non va bene quando noi abbiamo un Dio della comunione come un valore. La privacy, quella cosa che vorrebbe
che ciascuno avesse un qualcosa di suo, suo di cui fosse geloso, è un peccato laddove esiste un Dio della comunione. Certo, i padri reali di questa nostra vita poi sono perdonabili quando hanno un figlio, perché possono essere salvati solo dal figlio, perché il figlio non ha i mezzi per la lotta per la vita, e quindi il padre è giustificabile anche se accaparra beni per il figlio. Ma se non ci fossero i figli, il padre, anche nel suo tentativo di avere il necessario per vivere, avrebbe la colpa di avere salvato se stesso e lasciato morire di fame gli altri. Ecco, vedete, anche quando esiste concretamente il bene in questa vita, non sarebbe mai un bene assoluto. Invece il bene assoluto esiste proprio quando tutto il disegno, nel suo bene e nel suo male, rientra nella pura fantasia di Dio, e allora diventa tutto e solo un fatto di gusto ideale. Come noi possiamo gioire anche di un film prodotto della fantasia in cui ci sono massacri, uccisioni che non sono vere. Ecco, nel nostro mondo tutto quello che sembra reale e sembra vero non è vero, è tutto immaginario. Dio ha costruito un mondo immaginario e in un modo miracoloso, così come vi ho raccontato, fa sembrare che le cose si facciano, mentre invece lui le disfa.